Ci attendevamo che la Commissione europea non raccomandasse l'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo, come oggi si è saputo. Nel caso l'avesse fatto, comunque l'Ecofin avrebbe dovuto valutarla l'8 e il 9 luglio. La ragione principale è che i conti italiani stanno andando meglio del previsto e in particolare potrebbe avere anche avuto un effetto l'atteggiamento disponibile del nostro governo e del Presidente del Consiglio nella trattativa per le nomine europee. Rimane il problema che non è chiaro quale sia la strategia per l'anno prossimo, per il 2020. Come si sa, ci sono entrate da trovare, di numero anche elevato e quindi la Commissione sicuramente diciamo, riavvierà le pressioni e riconsidererà la situazione dopo l'estate e in occasione della nota di aggiornamento che sarà entro la fine del mese di settembre.